Ciao a tutti amici del plein air e dell'abitar viaggiando. Oggi ci troviamo all'area sosta di Disneyland Paris e andiamo a scoprire cosa ci fornisce quest'area sosta per andare a visitare il parco. L'area, come potete vedere, è un parcheggio sostanzialmente. I posti sono tanti, però manca totalmente ogni allacciamento alla corrente elettrica. Sì, adesso andiamo a vedere un padiglione che in teoria sarebbe adatto solo per i guidatori dei pullman, ma viene sfruttato anche dai camperisti come bagno. Ci sono delle docce. Un'informazione solo per voi, dato che appunto non c'è il collegamento alla corrente, fate attenzione soprattutto d'inverno, perché sarebbe anche proibito l'uso di generatori. Sì, quindi se pensate di pernottare qui un po' di giorni, tenete conto dei problemi di elettricità del vostro camper. I bagni contengono anche le docce, ma nei periodi più affollati non sono proprio in condizioni ottimali. Ecco, se potete farvi la doccia in camper, meglio. Avete la possibilità di fare carico e scarico, l'unica cosa, state attenti che è in condivisione con i pullman, quindi ci sono dei momenti in cui si fa parecchia coda per fare quello che dovete fare. Ci sono anche un sacco di rubinetti dove potete prendere l'acqua per le vostre docce in camper. L'area camper di Disneyland Paris si trova proprio all'inizio dei parcheggi, praticamente al fondo, prima di arrivare al parco Disneyland. Questi tendoni bianchi e blu che vedete sono tutto il percorso coperto con passerelle mobili che vi portano dai parcheggi fino all'ingresso del parco. E al fondo di questi tendoni si trova il posto dove potete andare a pagare ogni giorno l'area sosta. Quindi come distanza calcolate a piedi? In 10 minuti. Una decina di minuti. Tenete conto che spesso purtroppo le passerelle mobili non funzionano o vanno solamente in un senso, e quindi prevedete un po' di scarpinata. Alle nostre spalle c'è il centro d'accoglienza per animali ed è qui che dovrete pagare il vostro biglietto per l'area sosta. L'area sosta costa, ricordiamo, 40 euro al giorno, a meno che non abbiate l'abbonamento, in quel caso costa 10 euro. Abbonamento intendiamo al parco Disneyland, ai parchi di divertimento Disneyland. E se per caso volete visitare Parigi, ovviamente, e non avete bisogno di chissà come... No, se cercate un'area sosta un po' spartana, soprattutto se avete l'abbonamento a costi molto bassi, questo è un posto ideale perché è comodissimo. La stazione della metropolitana è proprio davanti al parco. E siete in 35-40 minuti al centro di Parigi. Quindi con questo abbiamo concluso. Se vi è piaciuto il video, metteteci un like, iscrivetevi al canale. E se avete domande riguardo all'area sosta di Disneyland Paris, scriveteceli nei commenti che siamo ben disposti a rispondere, visto che ormai praticamente ci danno la cittadinanza onoraria. Quindi ci vediamo alla prossima area sosta.